Direi che c'è una contemporaneità di buon design, nel senso che buon design adesso è un po' più dilatato come concetto, un po' più allargato, non è più un oggetto, non si ragiona più in termini di design, o perlomeno non, mi sembra che non si ragioni più in termini di design come oggetto singolo, ma come complessità di oggetto, come articolazione di oggetti. Quindi buon design credo che sia quello che riesce a creare un'atmosfera più che una sensazione intorno ad un singolo prodotto. Credo che buon design sia la capacità di mettere insieme le cose e di far diventare forse più lo spazio l'oggetto di design. Credo che la mutazione del vivere contemporaneo o la contemporaneità del vivere, insomma, sia una cosa in atto da diversi anni. È una mutazione fondamentalmente generata dal fatto che chi in realtà usa, consuma, chi vive lo spazio ha la possibilità di essere molto più preparato, più informato, più connesso, diciamo. Quindi, diciamo, la conoscenza di chi in qualche modo fruisce del design e tutto è una conoscenza oramai molto ampia. Questa cosa ha portato appunto chi usa il design a una consapevolezza e a una capacità di gestire e di utilizzare il design molto personalizzata. Quindi parlare di generalizzare su come si vive lo spazio adesso, come si vive il design adesso, forse è meno contemporaneo e meno coerente rispetto al passato. Ora c'è la possibilità, ed è quello che hanno fatto le aziende, che hanno provato a fare le aziende fino ad oggi, dandolo come un atu della qualità o del servizio che le aziende danno, c'è la possibilità di essere molto customizzati con le aziende, quindi un altissimo livello di personalizzazione che, se prima erano i professionisti che suggerivano, adesso è il consumatore finale che è in grado di comporre. Ma sono fondamentalmente lavori di continuità, nel senso che lavoro con le aziende con le quali ci siamo presentati quest'anno al Salone da diversi anni. Quindi è sempre un lavoro un po' di analisi sia di quello che potrebbe essere la necessità o la voglia di un consumatore, del consumatore, quanto una lettura di quello che è la proposta che le aziende offrono al consumatore. Quindi in alcuni casi è un lavoro di completamento, un lavoro di organizzazione piuttosto che un lavoro di gestione. Non è un lavoro sul singolo oggetto, sul singolo prodotto, ma è sempre un po' una sorta di costruzione del racconto intorno al prodotto e anche costruzione di un racconto attraverso diversi prodotti. Io credo che la comunicazione, il peso che ha la comunicazione è quella di, se non di suggerire, è quello di mantenere una memoria costante sul progetto. La comunicazione, e per comunicazione vuole dire, considero comunicazione l'allestimento di uno spazio, piuttosto che una comunicazione di pubblicità, piuttosto che degli strumenti di vendita e tutto, insomma, quello che può in qualche modo trasferire al consumatore l'informazione sul prodotto. L'importanza di queste è che siano coerenti, che siano coerenti e che siano continuative, cioè il fatto di poter in qualche modo attraverso i vari passaggi rimandare un messaggio similare o perlomeno collegato aiuta il consumatore a memorizzare il prodotto, a memorizzare quello che si vuole raccontare intorno al prodotto. Quindi credo che quello che è importante della comunicazione sia una sorta di coerente continuità. Guarda, il lavoro che si fa sui materiali è un lavoro che di nuovo è iniziato molti anni fa.
prima sulle superfici, poi sul solido, comunque il lavoro del materiale, dell'abbinamento. Ecco, diciamo che ora, relativamente a un passato recente, quello che è cambiato è che c'è molta più libertà nel mixare i materiali. Quindi se prima i materiali, metterli insieme, dovevano avere una sorta di coerenza, ora anche l'incoerenza tra materiali differenti può essere un soggetto di progetto, può essere un'idea, uno stimolo, uno spunto. Anche una, se vuoi, esagerazione del gusto può essere un'ipotesi di progetto. Quello che è ora in realtà più contemporaneo è il fatto che dobbiamo misurarci con della tecnologia, ma non la tecnologia per produrre il prodotto o per lavorare il materiale, ma una tecnologia che in qualche modo viene spesso richiesta all'interno del prodotto o combinata al prodotto. Questa è una cosa che in qualche modo, per me che non sono particolarmente portato poi alla tecnologia, crea qualche limite, però è una sfida interessante, perché mettere la tecnologia a confronto o in equilibrio con l'artigianalità, che è la nostra qualità, insomma la qualità del saper fare italiano, è una sfida che può dare degli stimoli interessanti per i progetti futuri. Guarda, io sono fondamentalmente cresciuto in questo, con questo, diciamo, con questa modalità di rapporto con le aziende. Ho sempre privilegiato e ho sempre messo più energia nei rapporti continuativi, ma non perché volessi garantire il futuro del rapporto, ma perché è solo con il tempo che riesci a farti conoscere il tuo interlocutore e in qualche modo trovare un dialogo comune e le energie e gli obiettivi comuni, e quindi anche in qualche modo è più una garanzia di arrivare ad ottenere dei risultati. Il rapporto con le aziende italiane di diversi designer che magari non hanno avuto il percorso professionale che ho avuto io, che ho lavorato più all'interno di aziende e tutto così, e quindi anche dei ragazzi che hanno singoli rapporti con aziende italiane, credo che sia facilitato, e questa è la caratteristica del design italiano, dal fatto che quasi tutte le aziende italiane sono aziende familiari, sono aziende dove c'è un signore che ha costruito l'azienda e tutto, e che alla base di questo c'è la passione di questo signore. E poi c'è il carattere degli italiani, quindi la facilità nel rapporto personale è quello che ha costruito questa solidità del nostro sistema e che consente anche a chi ne è, ne è estraneo piuttosto che esterno forestiero, lo aiuta a entrare in sintonia con più facilità, più velocemente. Siamo un popolo, anche se non lo possiamo sembrare, o a volte possiamo sembrare contraddittori, siamo un popolo molto aperto e il nostro settore è esattamente come siamo noi. Che cosa significa essere un immobile per te? Allora, per me significa 40 anni di tempo passato, e però quello che posso dirti è che nonostante siano 40, per me è sempre una sorpresa, e soprattutto c'è sempre quella voglia che arrivi, che si possa vedere, insomma c'è una curiosità costante nei confronti del Salone del Mobile, ed è un'emozione che, sebbene sono 40 anni, non è mutata.